Benvenuti a tutti cari amici di MacheVu in questo nuovo video. Oggi finalmente sotto i nostri occhi Galaxy Alpha. Andiamo a vedere velocemente, come al solito, cosa si nasconde nella scatola. Allora, abbiamo manualistica, come al solito, manuali rapidi. Abbiamo questa nuova forma della scatola, che potete vedere dalla telecamera, che riesce proprio a coprire interamente la sagoma del telefono. Guardate, segue il disegno del telefono, se così si può dire. Abbiamo cavo dati, sempre in colorazione bianca, non so se riesce a mettere a fuoco la telecamera, ecco qui. Qui abbiamo l'adattatore per la ricarica da parete, sempre in colorazione bianca, che è da 1,55 A, quindi abbastanza potente. Gommini di ricambio per le cuffie. Ed infine le solite cuffie in-ear di Samsung, sempre in colorazione bianca. Bando alle ciance, andiamo subito a vedere il terminale. Andiamo quindi subito a vedere il dispositivo, che è quello che più ci interessa. Galaxy Alpha, che molti hanno soprannominato il Galaxy S5 mancato, perché molti speravano in questa nuova finitura in alluminio, che potete vedere molto elegante, molto bello. Questo Galaxy Alpha ci ha colpito veramente in positivo. Ecco che la telecamera mette a fuoco. Intanto sopra in alto scorreranno varie immagini nel dettaglio. Che dire, uno smartphone veramente che a colpo d'occhio ci stupisce, perché è veramente bello. Vi posso assicurare che le immagini a video non gli danno giustizia, non gli rendono giustizia. Ecco qui, abbiamo fatto una carrellata speciale per questo Galaxy Alpha, perché ritenevamo opportuno questa cosa. Andiamo a descriverne brevemente le caratteristiche dimensionali. Abbiamo 132,4 mm in altezza per 65,5 mm in larghezza per soli 6,7 mm di spessore. Infatti è molto sottile questo smartphone, si tiene bene in mano, ha un ottimo grip, si tiene veramente bene in mano, utilizzabilissimo con una sola mano. Il dito copre tutta il pollice, in questo caso ci interessa, copre tutta la diagonale dello schermo senza alcun problema. Peso 115 grammi, veramente un peso piuma. La batteria, che prima non abbiamo visto, andiamola ad aprire, scocca, che è veramente sottilissima. Guardate qui quanto è sottile questa scocca, ed è anche difficile toglierla. Guardate qui, una sogliola. Batteria che è da 1860 mAh. Punto a sfavore per questo Galaxy Alpha, però non tutto si può pretendere date le dimensioni veramente ridotte. Ricordiamo lo spessore, 6,7 mm, veramente sottile. Batteria che poi andremo a vedere non proprio così pessima, non è proprio malvagia. Allora, con rete GSM, quad band, ovviamente, non espandibile tramite micro SD, un passo indietro a nostro avviso da parte di Samsung, data comunque l'abitudine degli utenti Samsung ad avere il vano micro SD per l'espansione. Riapriamo un attimo il vano retro, ecco qui. Allora, qui abbiamo il vano per la nano SIM, e questo ci fa capire le intenzioni di Samsung, che ci fa capire che questo telefono andrà a competere direttamente con iPhone 6, data anche la diagonale, che è un 4,7 pollici.
e quindi ci fa capire questa cosa. Vediamo la retro cover, la back cover. La fotocamera da 12 megapixel, molto performante, noi l'abbiamo provata per intere giornate e dobbiamo dire che ci ha soddisfatto appieno questa fotocamera, nonostante non sia una 16 come quella di S5. Intanto blocchiamo un attimo lo smartphone. Flash LED, sensore cardiofrequenzimetro come in S5. Lato destro con tasto accensione e spegnimento. I tasti non so se siano in alluminio o comunque devo dire hanno un ottimo feed, risultano proprio comodi e ben fatti a livello hardware. Lato sinistro con il bilanciere del volume qui in alto a sinistra, un attimo che mette a fuoco la telecamera, ecco qua. Basso, parte bassa, primo microfono di sistema, porta micro USB. Cassa acustica qui nel basso, ottima scelta da parte di Samsung che non ha fatto altrettanto in Note 4, che ha lo speaker posto qui nel retro Note 4, a breve arriverà anche la recensione del Note 4, parte superiore con jack 3,5 mm per le cuffie e secondo microfono per la soppressione dei fruscini. Vediamo il design che richiama molto quello di iPhone 5, dobbiamo essere onesti. Fotocamera frontale da 2 megapixel, sensori di, eccoci qui, fotocamera frontale da 2 megapixel, dicevamo, sensori di prossimità e di regolazione della luminosità automatica. Parliamo un attimo dei dati tecnici che sono quelli che più ci interessano. Per la recensione, allora abbiamo un processore che è un Samsung Exynos 5 Octa 5430, ovvero ci sono due processori, un Cortex A15 con frequenza 1,8 GHz, che è sempre un quad core, e un Cortex A7, sempre anch'esso quad core, però con una frequenza di 1,3 GHz. La GPU è una Mali T628 MP6, RAM da 2 GB, memoria interna da 32 GB, abbastanza memoria per l'utente, andiamo a vedere quanta ne rimane disponibile. Andiamo nelle impostazioni. Impostazioni che riprendono quelle di S5, andiamo a vedere visualizzazione elenco, no, nemmeno questa. Visualizzazione scheda, eccolo qui. Generale, memoria, lo spazio totale come dicevamo 32 giga disponibile, 23 giga, ecco qui. Quindi si frega abbastanza memoria il sistema operativo. Dobbiamo dire che questo è uno dei Samsung più fluidi che abbiamo mai provato, a parte più belli, l'abbiamo già detto in apertura di video, ma anche più fluidi, cioè questo Galaxy Alpha veramente risulta essere un vero e proprio top di gamma, ragazzi, cioè nulla da dire. Era partito con il piede sbagliato sulla carta, molti lo hanno criticato ancora prima di provarlo. E lo schermo, dicevamo, è un 4,7 pollici con risoluzione 1280x720, 312 ppi, pixel per pollice, quindi è un super AMOLED e Gorilla Glass 3 è il vetro che lo ricopre. Andiamo nella connettività Wi-Fi 802.11abgnac, Bluetooth 4.0, piena compatibilità con i wearable di Samsung, ovviamente GPS GLONASS, GPS GLONASS, abbiamo HSPA+, HSUPA, HSDPA, tutte le connettività possibili e immaginabili, LTE con un massimo di download di 300 megabit per secondo e max upload 50 megabit per secondo. Un vero e proprio top di gamma, dicevamo in apertura di video, veramente ci ha sorpreso in tutto e per tutto. Dinanzi abbiamo dimenticato di citare sensore biometrico qui dove c'è il tasto home fisico come da tradizione Samsung ormai da anni, tasto multitasking che abbiamo qui sulla sinistra che andiamo a premere. Il solito multitasking che abbiamo imparato a conoscere su S5. Qua invece abbiamo il tasto torna indietro, sempre tasti retroilluminati, molto performanti, sempre di Samsung. Andiamo a fare la prova browser, sempre con corriere.it, chiudiamo la scheda perché l'avevamo appena provato poc'anzi.
tastiera come al solito, tipica di Samsung, con tasti in prima funzione, design che abbiamo dimenticato dire. Ricorda molto quello di S2, a me personalmente è sempre piaciuto, lineare, squadrato, molto carino, anche se rotondeggiante qui sui lati. Nulla da dire sul design, cioè veramente è uno dei telefoni più belli che abbia mai visto. Sta caricando la pagina. Display che veramente sembra che si siano sbagliati a livello di specifiche tecniche, non sembra assolutamente un HD, a me sembra un Full HD, non riesco a notare nessuna differenza rispetto al display di Galaxy S5. Caricamo la pagina desktop, ecco qui che sta finendo di caricare le ultime cose. Devo fare degli scroll veloci. Comunque, veramente performantissimo questo Galaxy Alpha, ci ha sorpresi proprio in positivo. Anche noi, dobbiamo ammettere, eravamo partiti con qualche pregiudizio al riguardo e siamo stati smentiti. Vediamo un attimo se il display lo riesce a mettere a fuoco la telecamera. Guardate che display. Ditemi voi se questo è un 1280x720. Parte browser come facilmente intuibile, promossa a pieni voti, doppio tap, scroll, pan, pinch, pan, tutto quello che vi pare, va una bomba questo telefono. Andiamo a fare le nostre solite prove, andiamo su Dropbox, andiamo su S Finder, eccolo qui Dropbox. Andiamo a vedere le foto di test. Anche lo schermo, dicevamo, risulta essere abbastanza performante. Giriamo il display. Ecco qui, così potete apprezzare meglio il display. Le solite cabine, i verdi. Vi lascio a voi giudicare il display perché veramente, se no sarei di parte in questo caso, perché a me ha colpito particolarmente questo display, nonostante, ripetiamo, la risoluzione non sia Full HD, però questa cosa sembra esserlo solo sulla carta. Ecco i neri come sempre assoluti, per fare la prova dei neri totali, eccolo qui, neri perfetti. Come in qualsiasi altro Super AMOLED, guardate l'angolo di visione, se riesce a mettere a fuoco la telecamera un attimo solo, ecco qui, guardate, nulla da dire su questo display, veramente è fantastico, si è capito che ci siamo innamorati di questo telefono. Presumo. Torniamo indietro, andiamo in musica, la solita canzone, Beach Boys. Ricordiamo che lo speaker è posto qui nel basso. Qui ci chiede con quale programma accendere. Aspettate, allora avvicino un attimo il telefono al microfono. Allora, audio promosso a pieni voti, cioè senza nulla da eccepire, qualità magari un po' da rivedere perché sugli alti ha qualche tipo di difficoltà, non ha nessun tipo di incertezza quando viene poggiato su dei piani rigidi o fonoassorbenti perché, come è facilmente intuibile, essendo lo speaker posto qui nel basso, non soffre di nessun tipo di tappamento, se così lo vogliamo definire. Ora andiamo fare la prova video, il test video del display, cioè questo video in 4K di LG che abbiamo già visto sul G3. Lo avvicino. Scusate un attimo, ma questo è un video in 4K che già abbiamo imparato ad apprezzare con G3. Guardate come si vede. Uno spettacolo questo display. Abbiamo anche l'opportunità di
fare un'immagine più piccolina del video e continuare a lavorare per conto nostro, testarlo, fare un po' come ci pare. Chiudiamolo. Guardate quanto è fluida la touchwiz su questo smartphone. Abbassiamo un po' la luminosità perché altrimenti dà fastidio alla telecamera. Guardate qui la fluidità di questo smartphone. So che queste sono prove cretine, però ci piace vedere questa fluidità, perché è rara su un Samsung. Allora andiamo a fare la prova di Asphalt 8. Questa è la prova gaming di Asphalt 8 su Galaxy Alpha. Ecco che il gioco è già partito. Vedete 10.000 cose inutili. Ricordiamo che la GPU che muove tutto è una Mali T628 MP6, una delle GPU più performanti. Infatti andremo a vedere adesso la fluidità del gioco. Siamo quasi pronti. Eccoci qui. Vede 10.000 cose, noi non sappiamo nemmeno come si gioca. Ha avuto qualche micro lag, però roba di nulla. Nel complesso fluidità ottima, degna di un top di gamma quale è questo Galaxy Alpha. Andiamo a vedere, ha anche modulo NFC, abbiamo dimenticato prima di citarlo. Andiamo a vedere la versione di Android che è installata su questo Galaxy Alpha, a 4.4.4, quindi Android KitKat ancora a breve, perché sicuramente questo Galaxy Alpha verrà aggiornato Android L. Che dire, uno smartphone in tutto e per tutto top di gamma, sia per quanto riguarda i materiali, anche se a nostro avviso, pur essendo materiali di un ottimo livello, curato molto il design, ci sembra un po' troppo fragile, cioè come quasi tutti gli smartphone dotati di questo hardware, di questi materiali, se così vogliamo dire. Materiali che sicuramente sono fragili, cioè una volta che cade questo telefono, dimenticatevi la plastica dei Galaxy precedenti, perché una volta che cade sicuramente riporterà danni notevoli alla scocca laterale. Uno smartphone che ci ha sorpreso, uno smartphone che ci ha colpito sicuramente a livello estetico e sicuramente a livello di prestazioni. La batteria dura sì tre quarti di giornata, paragonabile a quella di iPhone 5S, una 1860 mAh, però abbiamo tutte le i risparmi energetici possibili e immaginabili. Abbiamo il risparmio energetico normale, che è attivabile in questa maniera qui oppure tramite il menu a tendina, però abbiamo anche il super mega extra risparmio energetico avanzato che è stato introdotto da Galaxy S5 in poi, che sarebbe questo. Con un 40% di batteria ci può assicurare circa, viene fatta una stima, 4,5 giorni. Andiamo ad attivare per farvi vedere in che cosa consiste. Essendo un Super AMOLED, trasforma tutta la TouchWiz in bianco e nero, quindi risparmio energetico intelligente in questo senso, perché essendo un Super AMOLED i bianchi e i neri consumano poco, perché il nero viene riprodotto spegnendo i pixel. Anche se qua non è proprio nero, è grigio, quindi non lo so come facciano a far funzionare questa modalità. Problemi loro sicuramente, non problemi nostri in questo caso. Sappiamo che funziona perché l'abbiamo provato ed effettivamente non sono proprio 4,5 giorni, magari sono 3,5, 3, 4, però comunque
in alcuni casi vi può salvare, non dico la vita, però vi può salvare in alcune circostanze. Andiamo a disattivarla. Allora andiamo a vedere anche la fotocamera, l'interfaccia della fotocamera, come si presenta. Come al solito, nessuna novità particolare, la solita fotocamera di Samsung con le varie modalità. Abbiamo auto, automatica, bellezza volto, scatta e scegli, panorama, tour virtuale. Molto carina questa cosa qui del tour virtuale, che già abbiamo visto su S5, non so se magari l'avete provata, la solita doppia fotocamera. Poi abbiamo l'opportunità di scaricare altre modalità anche sviluppate da sviluppatori esterni, scusate il gioco di parole. Abbiamo qui l'opportunità di attivare l'HDR, qui abbiamo la messa a fuoco selettiva, molto interessante anche questa funzionalità, ben gestita da parte di Samsung. Il dispositivo ha una fotocamera da 12 megapixel, come potete vedere qui nel riquadro in alto, con una risoluzione di 4608x2592. Il sensore è croppato a 16 noni, abbiamo l'opportunità anche di effettuare scatti continui come quasi in tutti i Samsung top di gamma, abbiamo l'opportunità di registrare video anche in Ultra HD con risoluzione 3840x2160, sempre in 16 noni. Poi abbiamo la stabilizzazione sia video che dell'immagine, foto che escono veramente decisamente bene. Adesso ne abbiamo solo una qui sul dispositivo, le altre poi le metteremo a fine video per farvi vedere come scatta le foto Galaxy Alpha. Conclusioni, smartphone da acquistare a prezzo pieno sicuramente no, perché le prestazioni sono simili, forse qualcosina in più a Galaxy S5, ci vogliamo sbilanciare in questo senso, però essendo Galaxy S5 calato di prezzo si trova facilmente a 4,50/4,99 su store online. Questo Galaxy Alpha ha ragione di esistere se viene proposto ad una cifra congrua a quello che è lo smartphone, quindi ovvero 5,50, 5,70 pure si possono spendere, perché comunque investite sul design. Ecco qui che facciamo rivedere come al solito la scocca, veramente la telecamera non rende giustizia alla bellezza di questo smartphone, fidatevi, andatelo a vedere dal vivo. Per questo video direi che è tutto, un saluto a tutti e al prossimo video.